sempre una partita particolare, è sempre una gara speciale, sotto l'impatto proprio emotivo, prima ancora che tecnico o tattico. È il primo, per la verità il secondo, se consideriamo quello di Coppa Italia di qualche anno fa, ma loro erano in A1, noi in A2. In campionato è il primo derby con Capodorlando, si apre una nuova tradizione e c'è ovviamente la componente così, di grande volontà di aprirla in un modo positivo per noi, ovviamente. E come sta la fortitudo? Ma insomma non stiamo male, ma non siamo neanche sicuramente al 100%, un po' ci portiamo ancora i riscontri negativi, un po' degli acciacchi di questo precampionato, soprattutto su un paio di giocatori, e quindi quanto a questo dobbiamo avere un po' di pazienza nel recuperarli, però sai, quando si alza la palla 2 di un derby, della prima di campionato in casa tua, poi alla fine uno tende a dimenticare quelle che sono state le difficoltà delle settimane precedenti. Si parte con un derby. Miglior modo per partire, no? Cioè, l'attesa di tutto il precampionato te lo giochi alla prima di campionato con un derby. Quindi siamo carichi, abbiamo lavorato benissimo fino adesso e ora c'è solo rimasto da scendere in campo e dare tutto quello che sia.